Passeggiare per Vergato sull'Appennino bolognese e osservare le opere di un artista conosciuto a livello internazionale e che è nato qui a Montovolo. Sto parlando di Luigi Ontani, pittore, scultore e fotografo. La prima cosa che salta agli occhi accomuna tutte le sue opere, indipendentemente dalla tecnica utilizzata. Il soggetto è sempre l'artista, presta il proprio corpo, il proprio volto per impersonificare temi storici, mitologici, letterari e popolari. Prima tappa, andiamo alla stazione ferroviaria per conoscere la sua fontana. È praticamente la rappresentazione del nostro territorio. In primis il fauno centrale in bronzo che rappresenta il fiume Reno e sulle spalle porta un cupido che rappresenta il torrente Vergatello, che è un affluente del Reno. Nel contorno vediamo la parte marmorea, che sono gli Appennini, e il tritone rappresenta il Monte Pero. E l'uovo centrale invece è il Montovolo, dove troviamo questa figura dell'uovo, la troviamo in quasi tutte le opere che abbiamo anche nel nostro museo, perché è praticamente la rappresentazione del nostro territorio e dove anche nell'antichità era molto conosciuto Montovolo. Nel corpo centrale vediamo che c'è Aeroburus, che è il serpente che si morde la coda ed è un segno dell'infinito. Anche questo è una raffigurazione molto presente nelle opere del maestro Ontani. È un'opera che ha fatto molto discutere appena installata. È stata contestata da chi riteneva invocasse il diavolo, ma i vergatesi l'hanno sempre difesa con orgoglio. I vergatesi sì, l'hanno molto difesa, infatti ci fu anche una manifestazione contro il personaggio che aveva praticamente insultato quest'opera, ma quest'opera è solo una raffigurazione che fa parte proprio dello stile del maestro. Non ha nulla a che fare col demonio o come lui ha voluto far intendere. È difesa perché è la nostra fontana, quindi che rappresenta soprattutto il nostro territorio. Ora andiamo al Palazzo dei Capitani della Montagna, sede del Comune di Vergato. Al piano terra è allestito il Museo Ontani, una mostra permanente delle opere di Luigi Ontani, realizzate con le più svariate tecniche, dalla cartapesta al gesso, dal vetro alla ceramica, dal legno al marmo. Questa è la mostra permanente inaugurata nello stesso giorno che è stata inaugurata la fontana, nel maggio del 2019. Con le opere del maestro Ontani. Le opere del maestro Ontani sono opere con figure allegoriche, figure storiche e anche letterari. Qui vediamo l'albero della vita, che rappresenta le varie raffigurazioni dell'interiorità, penso, appunto, del maestro. Abbiamo lo sganapino laggiù in fondo, che praticamente è un insieme della maschera di Vergato, poi c'è un riferimento a Lucio Dalla, che era un amico del maestro Ontani. Infatti vediamo nel suo cappello il disco che è proprio il significato della musica. Le raffigurazioni e gli oggetti sono sempre stati fatti in collaborazione con degli artigiani del metallo, del ferro, della ceramica e anche della cartapesta, come vediamo questo albero. Il Palazzo dei Capitani della Montagna si staglia contro l'azzurro del cielo e sfoggia sulla sua facciata stemmi araldici antichi. E di notte risplende quando le vetrate realizzate da Luigi Ontani brillano illuminate dall'interno con i loro colori sgargianti. Abbiamo messo dei faretti dove appunto vengono illuminate e dall'esterno sono veramente meravigliose. Sono belle anche di giorno da dentro, ma all'esterno sono bellissime. È stato uno dei primi doni che ha fatto al Comune di Vergato,
rappresentano il ciclo della vita e le quattro stagioni, partendo dalla primavera fino all'inverno. Nella parte superiore delle vetrate troviamo gli stemmi dei araldici, dei capitani della montagna. In ogni vetro dell'insieme ci sono i frutti e i fiori della stagione, la quale rappresentano. Anche qui, come vedete, troviamo l'uovo, il famoso uovo, che è presente in quasi tutte le sue opere, che rappresenta Montovolo. Le stagioni chiaramente partono dal fanciullo, che è la primavera, fino all'inverno, che è l'uomo al termine della sua vita, che guarda indietro al passato. Questo personaggio anziano, come vediamo, che appunto con lo stemma del comune di Vergato, che è il cinghiale, in una vallata di stagno più che altro.